relative all'eliminazione delle barriere architettoniche in ambito di città antica e lagunare, per cui l'eliminazione di barriere architettoniche abbiamo votato a favore, non c'era niente da votare contro. Ci siamo astenuti invece su quella della TASI, dove la delibera era per la conferma della maggiorazione, quella ancora messa in campo da Zappalorto, e la conferma dell'aliquota fabbricati, costruiti, destinati all'impresa costruttrice alla vendita, e conferma aliquote e detrazioni nella stessa misura del 2015, per cui noi qui ci siamo astenuti perché non siamo d'accordo con una TASI così, con aliquote così alte. Ecco, ce la vengono sempre che il bilancio non permette una diminuzione, e noi qui ci siamo comunque astenuti perché secondo noi, prendendo i soldi da qualche altra parte, qui si poteva ritoccare ancora il saldo del bilancio. Poi come delibera non c'è stato altro, c'è stata una sfilza di mozioni, molte respinte, quasi tutte. Allora, la prima, quella di presentata a prima firma di Davide Scano, dove si chiedeva sostanzialmente di eliminare le istituzioni, e ce l'hanno respinta. Poi c'era un'altra di Davide dove si chiedeva sempre la riduzione dell'incarico comunale del 50%, e ricordiamo che era uno dei punti famosi che Brugnaro aveva firmato negli intenti al Goldoni poco prima del ballottaggio, e anche questa è stata respinta, non era presente il sindaco, diciamola anche tutta. Poi ne hanno respinte un altro paio dell'opposizione, una di Ferrazzi sul cambio di destinazione d'uso, dove si era discusso molto anche dopo la vicenda Locatelli, dopo le varie vicende degli alberghi, anche quella è stata respinta, sembra non sia scomodo parlare di ciò. E poi dovevamo finire con la... nei capigruppo ci eravamo riproposti di finire la mozione 13, che doveva essere la nostra mozione relativa alla porta della Laguna Nord, e hanno fatto mancare il numero legale rimangiandosi la parola data nei capigruppo. Il capigruppo doveva andare discussa, alla fine non hanno voluto discuterla perché è troppo scomoda, come tutte le altre volte. Questo è quanto. Poi ci sono state delle mozioni che sono state inserite direttamente la sera del Consiglio. Una è stata portata avanti su richiesta di Emergency, di esporre uno striscione fuori di Cafarsetti. La maggioranza ribadisce che non vuole striscioni fuori Cafarsetti, e proponendo di esporre questo striscione in piazza San Marco, facendo una specie di flash mob. Da qui è venuto fuori un po' di casino, per il semplice fatto che il consigliere Giusto ha accusato l'opposizione di voler strumentalizzare l'esposizione di questo striscione, che sarebbe stato a ricordo di Regeni, e per chiedere la verità sulla vicenda del ragazzo poi morto e torturato, e quando è stata la stessa maggioranza a chiedere all'opposizione di esporla a San Marco, per cui non si mettono d'accordo neanche loro su cosa vogliono. Va bene, questo è stato un brutto teatrino. Quando ha parlato il responsabile di Amnesty International, ho detto Emergency forse prima, era Amnesty International la proposta, mi sono sbagliata, ha chiesto esplicitamente che loro vorrebbero che lo striscione fosse messo a Cafarsetti, e gli è stato risposto di no. Per cui o si farà questo flash mob a San Marco, sembra si farà, o non ci saranno altri tipi di esposizione dello striscione. Poi abbiamo inserito noi una mozione che riguardava la pubblicità fatta sul portale del comune
per le modalità di voto del referendum sulle trivelle è stata approvata all'unanimità. Speriamo, adesso c'è qualcosa sul portale del comune, c'è, però vorrei che fosse messa più in evidenza, allora andrò un attimo a pungerli sul fatto che la mettano un po' più in evidenza e che spieghino il quesito, perché lì il problema non è tanto mettere l'informazione, è spiegare esattamente il quesito, perché se uno legge il quesito capisce poco. Spiegare esattamente cosa vuol dire votare sì e votare no rispetto al quesito. Ecco, io andrò a insistere che scrivino qualcosina in più. Basta, direi che mi fermo qua. Allora sì, tra le attività consigliari di questo mese, il 21 marzo c'è stata una commissione sulla sicurezza e la situazione di degrado in via Circonvallazione nella zona del Candiani e l'area dell'ex Umberto I, con la presenza del comandante generale dei vigili Marco Agostini, che ha descritto la situazione come effettivamente particolarmente grave e preoccupante. Si è, diciamo, vantato del fatto che i tossicodipendenti che stanziavano al Candiani adesso non ci sono più, e però insomma non ha nascosto il fatto che la situazione di insicurezza in generale in città sia abbastanza pesante e preoccupante. E quello che abbiamo di fronte, diciamo, all'atteggiamento suo e anche dei presenti, un po' fatalista per le normative che non aiutano, perché queste persone appunto non si non si riesce in qualche modo a punirle o a rimandarle al proprio paese. Quello che abbiamo fatto presente è che c'è tutta un'attività di prevenzione del degrado e della sicurezza che non viene minimamente considerata. Abbiamo chiesto per esempio quale sia il ruolo dei servizi sociali, che sono stati frenati e diversi progetti sono stati bloccati da questa amministrazione. I servizi sociali conoscono, cioè ci sono persone, educatori che conoscono anche quelli che sono alla fine minorenni, che delinquono, però sono anche persone che potrebbero essere recuperate e quindi insomma che ruolo pensano di dare ai servizi sociali. Non abbiamo ottenuto nessuna risposta in questo senso. E poi ho fatto presente che sempre sul piano della prevenzione ci sono i finanziamenti europei, i fondi strutturali europei, progetti che continuiamo a non promuovere nonostante appunto lasciamo una quantità immensa di soldi al bilancio europeo a livello di Italia in generale. E anche qui ho chiesto perché cosa si aspetta a potenziare il servizio delle politiche comunitarie senza ottenere risposta. Infine ha fatto presente al comandante che i tossicodipendenti che stanziavano al Candiani si sono spostati a Santa Margherita. Ho un po' descritto la situazione grave di degrado che c'è a Santa Margherita, dove adesso decine di spacciatori dopo un certo orario serale dominano il territorio e spacciano sostanze stupefacenti anche pesanti come l'eroina. Tutti sanno quello che succede fuorché la nostra amministrazione. Anche qui per la terza volta non ho ottenuto alcuna risposta.